l'Agenzia Spaziale Europea torna a studiare le comete dopo il successo mondiale a livello scientifico e mediatico della missione Rosetta. Il nuovo viaggio verso l'ignoto è a bordo della sonda Comet Interceptor e parte nel 2028. La missione sarà lanciata insieme ad Ariel, il telescopio spaziale dedicato allo studio degli esopianeti. Sulla sonda Comet Interceptor c'è anche il nostro paese, grazie a OHB Italia, azienda consolidata nell'ambito delle tecnologie spaziali con sede a Milano, che si è aggiudicata il contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione della sonda interplanetaria. Comet Interceptor fa parte del programma Cosmic Vision dell'ESA e ha l'obiettivo di esplorare una cometa mai vista prima, proveniente dallo spazio profondo, per ottenere informazioni sui mattoncini che hanno costruito il nostro sistema solare. È una missione a basso budget. Per realizzarla, escluso il lancio, saranno investiti appena 150 milioni di euro. Importante il contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI. Si chiama Comet Interceptor perché dovrà intercettare una cometa che potrebbe arrivare dallo spazio profondo e se non arriva, evento improbabile ma possibile, niente paura, ci sono altri corpi interstellari che possono essere visitati. Dalla sonda madre, posizionata a circa 1000 km, si sganceranno due minisonde che si avvicineranno alla cometa fino a 400 km di distanza e ce ne restituiranno delle immagini tridimensionali. Ne abbiamo parlato con Marco Stanghini, personal advisor dell'amministratore delegato di OHB Italia. Prima di tutto è interessante anche capire il suo viaggio, perché come dicevo verrà lanciata nel 2028 e poi si posizionerà dopo un viaggio dai 30 ai 120 giorni a seconda delle indicazioni operative che darà l'Agenzia Spaziale Europea, in un punto ben preciso dello spazio, che è il punto Lagrangiano L2, dove questa sonda potrà posizionarsi in maniera stabile grazie alla trazione che esercitano sia il Sole che la Terra, e rimarrà in questo punto Lagrangiano per circa 3-4 anni in massimo, in attesa dell'arrivo di una cometa. Dopodiché, quando arriverà questa cometa, la sonda si muoverà per incontrare la cometa, posizionandosi a 10 km dalla cometa. C'è da dire che viaggerà a una velocità incredibile, 70 km al secondo, che praticamente sono 250.000 km l'ora, cioè una velocità assolutamente inimmaginabile. Ovviamente sarà controllata da terra tramite telecomandi che verranno inviati. E la caratteristica principale poi di questa sonda è che avrà a bordo due ulteriori probe, delle sonde piccoline, del peso di una di 40 kg, l'altra di 30, una realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea e l'altra realizzata dall'Agenzia Spaziale Giapponese IAXA. Quindi è un programma anche di rilevanza internazionale, perché c'è una collaborazione fra ESA e il Giappone, fra l'Europa e il Giappone. A bordo poi di questa cometa, di questa sonda, scusate, vi saranno circa 10 strumenti scientifici, 4 sulla sonda principale e gli altri 3 rispettivamente su ciascuno delle due mini sonde. L'importanza di questi strumenti è quella di ovviamente di visitare e rilevare quello che avviene nella cometa. Quindi prima di tutto vi sono degli telecamere, imager, che opereranno in alcune lunghezze d'onda specifiche, il visibile, l'infrarosso e il vicino visibile, quello che è chiamato VNIR, e quindi permetteranno di avere immagini della cometa. Poi non solo, vi saranno degli spettrometri che andranno ad analizzare la composizione chimico-fisica della cometa, quindi per studiare sia i gas ghiacciati che vi sono, le rocce, i metalli della cometa. E poi vi è anche uno strumento a cui partecipa l'Istituto Nazionale di Astronomia
Fisica e l'Università Partenope di Napoli, chiamato Dust Field Plasma, che andrà ad analizzare le polveri, il campo elettrico e il campo magnetico. In questo caso la partecipazione italiana guarderà le polveri principalmente. La caratteristica principale di tutto questo sistema, che auspicabilmente OHB Italia realizzerà, è di avere anche delle immagini in 3D. Hanno prese simultaneamente immagini dalla sonda principale, che starà a 1000 km, e dalle due mini sonde, che staranno a 400 km. Le mini sonde invieranno le immagini, i dati che hanno rilevato con i loro strumenti alla sonda principale, che a sua volta poi li invierà a terra. A terra quindi verranno poi elaborati in funzione dei dati forniti dai vari strumenti, e la cosa veramente caratteristica di questa missione è che ci saranno anche immagini tridimensionali. La sonda è ben equipaggiata per proteggersi dalle insidie rappresentate dai detriti spaziali. Una delle telecamere è dotata addirittura di un telescopio. Per quanto riguarda OHB Italia, sarà molto sfidante presentare un team industriale, anche perché nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea poi le attività vengono ripartite in accordo anche a ritorni geografici fra tutti gli Stati membri. Comunque, prima di tutto, grazie al contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana, grazie al ruolo che ha OHB Italia, l'Italia dovrebbe avere un ruolo estremamente importante. Noi saremo i prime contractor, realizzeremo alcuni equipaggiamenti, integreremo il satellite con gli altri due mini satellitini e lo consegneremo poi all'Agenzia Spaziale Europea per il lancio. Il lancio avverrà a bordo di un razzo Ariane 6 dalla base di Kourou, in Guyana francese, insieme ad Ariel, destinato allo studio delle atmosfere dei pianeti posti al di fuori del Sistema Solare. L'Italia, con il sostegno e il coordinamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, è tra i principali contributori ed esprime due co-principal investigators, Giusy Micela dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Palermo e Giuseppe Malaguti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, supportati da un team che include numerosi altri scienziati e strutture dell'INAF. A questa squadra si aggiungono l'Università di Firenze, dove si trova Emanuele Pace, Project Manager nazionale della missione, l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Padova e l'Università Sapienza di Roma. Ariel è la terza missione dell'ESA dopo Cheops e Plato dedicata allo studio dei pianeti extrasolari e garantirà il consolidamento della leadership europea nell'ambito di questa nuova tematica scientifica. L'Italia ha un eccellente background scientifico e industriale in questo campo, derivato dalla partecipazione alle missioni Cheops e Plato. La partecipazione alla missione Ariel permetterà alla comunità scientifica e all'industria nazionale di valorizzare ulteriormente le conoscenze e le capacità acquisite, ha commentato Barbara Negri, capo unità osservazione e esplorazione dell'universo dell'Agenzia Spaziale Italiana.